Eccolo. Ciao, io sono Peppo Pig e questo è mio fratello Giorgio. Ciao ragazzi. Questo è mio papà. Ciao. E questo è mio nonno. Buongiorno succhiatori di mammelle. Ma no, come va? Bene. Avete saputo quello che è successo a casa Pig? No. Beh, in pratica papà Pig è stato ricoverato d'urgenza per una pifferosi. Una trombosi. Comunque è in ospedale e per non farlo sentire solo i suoi parenti sono andati a trovarlo. Che carini, carini. Allora papparino, come stai? È stata dura, pulcino mio, però adesso sto meglio, papà, dai. Ma di preciso, cosa hai avuto? Una delle solite coliche? No, Peppo, ho avuto un attacco di cuore, per colpa di quel rattusolaito del vostro nonno, Il nonnino ti fa sempre arrabbiare. Sì, Giorgio, meno male che non me l'avete portato, però, papà, dai. Buongiorno. Ecco. Dai, però, figa, ve l'avevo detto che non lo volevo vedere il merdone, papà. Ma come ti permetti? Io sono venuto apposta per salutarti, villano. Villano? No. È il cuore. No. No, paparino! Stai tranquillo, non ti arrabbiare. Cerca di rimanere rilassato, paparino. Sì. Cos'è che stai dicendo? Stavo dicendo, hai detto che mia mamma fa le trecce con i cazzi dei marocchini. Ma no, scusa, volevo solo dirti che sono venuto per farti compagnia. Ti hanno messo in una stanza tutto solo. Dai, pupino, non mi essere così depresso. Vedrai che presto guarirai. E poi ho parlato con i medici. Mi hanno detto che a curarti c'è una delle dottoresse più brave al mondo. Ah, una donna. Speriamo che sei nigeriana, papà. Non è una nigeriana, paparino! Questa è una dottoressa vera! Ma io c'ho paura dei dottori qua! Ma no, dai, stai tranquillo! Vedrai che sarà molto brava! E poi lei ci sa fare! Prima di fare la dottoressa ha lavorato per anni in televisione! Figa! Quindi è una famosa, papà! Sì, è famosissima! È quella che faceva l'isola! Ah, ho capito, papà. Quella lì, come cazzo si chiamava lì? Simona. Tagli. Simona Ventura! Simona Ventura, sì, me la ricordo. Vabbè, a proposito di me, vi spiace uscire un attimo che devo cacare? Vabbè, ma fai presto! Che vogliamo stare con te! Tra un po' finisce l'orario delle visite! Sì, va bene, mi fate cacare adesso no! Sì, ok, scusa! Oh! Dov'è che sei nascosta qua? No. Ma guarda te, una volta che al posto della mia amica nigeriana mi porto in camera una tossica e non la trovo più. Ma che cazzo sei qua, papà? Ma sei tranquillo, figa. Sono qui sotto al letto, mi stavo facendo la pera. Ma no. Vabbè, si fa le pere lei. Dai, vediamo di fare qualcosa di concreto, che c'ho qua i cagacazzi che mi stanno pressando. Aspetta, che c'è freddissimo. Mi posso mettere nel letto con te, che mi sta venendo da vomitare? Vabbè, no. Figa, è proprio qua devi venire a fare lo svomo, papà, dai. Dai, ti prometto che la prossima dose ce la spariamo assieme. Beh, quando è così allora salta dentro, papà, vieni, dai. No, figa, come sei fredda. Non è che mi stai dando in overdose, papà. No, sei tranquillo. Anzi, se vuoi te lo so un po', così mi scaldo. Certo, va bene, dai, toh, sì. Ma papino! Eccolo lì. Con la solita nigeriana. Ma no, nonnino, ti sbagli. Questa è bianca. Sì, vabbè, sarà la solita puttanazza dell'est. Ma cosa dici, Rattuso? Porta rispetto quando parli davanti alla signora qua. Già, porta rispetto. Questa qua è Simona, la mia dottoressa. Non vedete che mi sta curando, papà? La dottoressa? A me sembra solamente una tossica. Poi la tua dottoressa non deve essere Simona Ventura? Sì, però siccome non poteva, me ne ha mandato un'altra qua. E lei chi è? Simona Puntura.